Chi va là? Vi prego, aiutatemi! Troverà mai pace, Siwa. Andrò all'accampamento di Saragina per scoprire quanto c'è di vero in questa lettera. Grazie agli dei. Presto! Dobbiamo andarcene prima che torni! Chi? Che succede qui? L'imbalsamatore. Dà la gente in pasto ai coccodrilli per intrattenere i suoi ospiti. E io sono il prossimo! Calmati. Sei al sicuro? Dov'è lui? Sicuro? Nessuno è al sicuro qui. Mi ha rapito al mercato mentre vendevo il pesce. Devo andare via. Non immaginavo che ci fosse gente così al mondo. Devo andare al mercato. L'imbalsamatore sta per dire addio alle scene. Fatevi da parte! Greci verranno spostati nelle aree rinnovate a nord della città. Ripugnante. Non farà più male a nessuno. Saranno gli dei a giudicare i suoi ospiti. Forza, insieme! Papà, ho piatti che ammazzo! Meli me pissin di tavolo! Ma che primo? Forte io! Anthropi nunna pollesse. Oh! Oh!
Mostro! Triste presagio! Sobek è malato! Pezzuco è furente! Sobek ci mostra la volontà divina. Che cosa faremo? Io curerò Sobek! Continuate a pregare! Muoversi su! Ma che ti passa per la testa? Ora pulimi di me. Ti si vanesti! No. Gramatev. L'arena dei gladiatori. Così il coccodrillo recluta qui gli uomini per il suo esercito. Ho bisogno di altre informazioni. Scusami, cosa puoi dirmi su questo posto? Beh, non vedi? È un'arena per i giochi sanguinari dei romani. Io li trovo barbarici. Ma sono apprezzati da chi vuole dimenticare i suoi problemi. Prima era un tempio. Io lo preferivo così. Iridovice, fedele servitore della morte. La sua falce miete tutti gli indegni. Calleo Besu, Oro Tipileo. Iovico, l'incarnazione vivente della guerra. Le sue mani sono più letali di qualsiasi arma. Murias parasquevas matatuta esti. Ehi, Neb, cosa sai dirmi degli uomini che lottano qui? Uomini? Ma quali uomini? Sono dei! Non hai mai visto guerrieri tanto feroci? Possono spezzarti in due con una sola mano. C'è qualcuno coi capelli rossi? Per gli dei, non hai mai sentito parlare dei fratelli venuti dalla Gallia? Non senti il loro sguardo? Le loro statue sono proprio qui. Signore! Sei tu il padrone? Sì, sono il padrone. Felice Marziale. Tu chi sei? Un altro attaccabrighe sconosciuto in cerca di fama? Voglio solo entrare nell'arena. Mi hanno detto che hai un lottatore interessante. Capelli rossi. Parli dei fratelli gallici. Hai ragione, ma voglio essere molto chiaro con te, forestiero. Non te lo puoi permettere. Ora vattene, prima di spaventare i clienti. Signore! Ha un simbolo dei Magi. Un me cosa? Non importa. Sai combattere? Il fisico ce l'hai. Sembri un cane rabbioso. No. Basta con gli egiziani. Ho già una cacciatrice di Siwa che vale il doppio di te. La puoi trovare vicino all'obelisco est, se hai voglia di fartele dare di santa ragione. L'unico modo per entrare nell'arena è farsi raccomandare da un gladiatore. Dunque, i fratelli gallici sono coinvolti nella morte di Shadia. Ma perché stanno servendo il coccodrillo? Devo entrare e scoprire di più. Il padrone dell'arena parlava di una gladiatrice di Siwa all'obelisco est. Chissà se la conosco. Siwa non è così grande. Devo incontrarla. Hai visto che occhi?
Qualcosa non va, è una maledizione. È di certo un cattivo presagio. Il nuovo quartiere greco non è solo un elegante aggiunta. Via dalla strada! Alt! Resta lì! My position, get it! Eccola là. Un momento. Ma quella... Ci fai nel Fayum? Ho sentito che è un buon posto per vivere. Ma non mi aspettavo di trovarti qui, Kens. Che posso dire? È il richiamo dell'arena! Riesci a crederci? Sono una gladiatrice ora. Forza, dai, vieni, parliamo. E beviamo. Credimi, Bayek, sto per realizzare il mio sogno. Se solo avessi una possibilità, potrei diventare campionessa. Pensa, soldi, fama, lusso. Che altro può volere una donna? Per questo sono venuto nel Fayum. Per farmi una nuova vita e dimenticare il passato. Ma purtroppo non mi hanno fatto entrare nella vela. Finalmente hai rinunciato a rimettere a posto il mondo, eh? Bene, era un sogno impossibile. Felice si fida poco degli stranieri, ma tranquillo. Con il mio aiuto presto lotteremo fianco a fianco. Ma prima beviamo! E domattina andremo all'arena per fare le dovute presentazioni. È bello rivedere un vecchio amico. Fatevi da parte! Lo sai che non va! Levatevi di mezzo! Perché gli dei dovrebbero aiutare gli egiziani? Se noi per primi non vogliamo aiutare. Hanno spostati nelle aree rinnovate a nord della città. Gli egiziani. Oi! Voglio quest'uomo come compagno.
Si dà il caso che l'Iberico sia stato sbranato dai leoni ieri. Ho un posto libero. E se Kensa garantisce per te? Vi servirà un nome per lottare in coppia, però. Che ne dite di guerrieri di Siwa? Io credo che guardiani di Siwa sia più adatto. Può andar bene per l'arena? Ho sentito di peggio. Entrate. Qui è dove i lottatori aspettano il proprio turno. Quello che senti è odore di sudore, sangue e anche qualcos'altro. Diciamo che se sei uno che se la fa sotto, qui sei libero di fartela. Nell'arena nessun dio e nessun faraone può proteggerti, Mejai. Qui è dove probabilmente morirai. Fallo con sentimento, al pubblico piace. Se invece sopravvivrai, sarai ricompensato con gloria, fama e un'altra occasione per morire. Questa è la breve ma fulgida vita del gladiatore. Bene, bene. Chi abbiamo qui? Ah, c'è Callisto. Callisto è un ex soldato di Tolomeo che dice di essere abile con la spada. Horus, un tempo era il lottatore migliore, ma il tempo passa per tutti. Ora è diventato l'ombra di se stesso. A destra i nuovi arrivati. Quell'armatura è delle truppe di Tolomeo? Molti lottatori non possono permettersi un'armatura. E comunque si rovinano in fretta. Tanto l'esercito ne ha anche troppe per sé. In più per noi è tutto più autentico. A proposito di autenticità, nell'arena puoi usare solo le armi che ti do io. Non permetto nessuna eccezione. Credo che tu conosca Kensa, la cui calda ma sospetta raccomandazione ti ha portato qui. Vajek, Crocodilopoli ha trovato un nuovo campione. Un altro sacco di carne e merda. Voglio vedere che sa fare. E sarà proprio colei che l'ha raccomandato a metterlo alla prova. Che ne dici? Pronto a incrociare le spade, Mejai? Vediamo se sei migliorata. Ancora un po' male, davvero. Non male, vecchio! Ti hai chiamato, vecchio! Devi essere più appariscente, ma hai una buona vena cruenta per essere un cane del deserto. Ok, Kensa, hai un nuovo compagno. Tra poco si inizia. Preparatevi. Questi sono gli scarti di cui Felice intende liberarsi. Li faremo a brandelli, fratello mio! Ti taglierò le palle e poi te le farò mangiare. L'unico ostacolo alla gloria, i fratelli gallici. Sì, so bene chi sono. Ti senti bene, amico? Mi sembri assente. Tranquillo, dopo il tuo primo incontro l'agitazione passerà. Sto bene. Non mi hai ancora detto come sei finita qui. Ah, è una bella storia. Quando Tolomeo è venuto a Siwa, sono stata fatta schiava. A quanto pare avevano intenzione di vendermi a un certo Settimio e alla sua cricca. Sono riuscita a prendere una spada e sono scappata. Poi sono finita qui, dove Felice mi ha accolta e addestrata. Ma basta pensare al passato, eh? Non sai quanto sono felice di poter condividere questa sorte con te. Presto le folle ti adoreranno, quasi quanto adorano me.
Sì, già. Le nostre spade abbatteranno anche il sole. Ah, ti vedo esaltato! Parla con Felice quando sarai pronto a cominciare. Prima iniziamo, prima diventeremo campioni! Ah, il nuovo eroe di Siwa! Non vedo l'ora di umiliarti in battaglia come si deve. Ehi, scherzo! Nell'arena saremo anche uno contro l'altro, ma questo non ci impedisce di fare quattro chiacchiere qua fuori. Lieto di saperlo. Ma perché un soldato tolemaico rischia la vita nell'arena? Non mi piace prendere ordini, e l'esercito non lo gradisce. Però ho una famiglia da mantenere, e quindi... Mai affrontato i fratelli? Di Ridovice e di Ovico. Non ne sono ancora degno, e di questo mi considero fortunato. Tu sei Horus, vero? Mi hanno detto che sei l'addestratore. Non per scelta. I fratelli gallici mi hanno colpito alla testa. Sarei morto se Felice non li avesse fermati. Cosa sai dirmi di loro? Non metterteli contro. Sono forti, veloci e adorano uccidere. Per loro è solo un passatempo. Siamo pronti. Sicuro? Tutti si sentono pronti finché non vedono scorrere il proprio sangue. Ti farò iniziare con dei principianti. Se sopravvivi, penserò ad altro. Due guerrieri contro tutti. Il pubblico ama gli scontri impari. Cerca di non deludere loro, né me. Urlano contro di noi o contro di loro? Vogliono vedere il sangue. Qui non si scherza affatto. Non frenare la tua spada, amico, perché loro non lo faranno. Tutti qui sono pronti a morire. Sei abituata presto a questa vita. Le vedi le loro facce? Oh, mi adorano, vai. Gli uomini, le donne. Ho tutto quello che posso desiderare. Cominciano bene. Quei due cani del deserto sono più forti di quanto sembra. Ti uccido! Contro di noi o contro di loro? Vogliono vedere il sangue. Qui non si scherza affatto. Non frenare la tua spada, amico, perché loro non lo faranno. Tutti qui sono pronti a morire. Sei abituata presto a questa vita. Le vedi le loro facce? Oh, mi adorano, Bayek. Gli uomini, le donne. Ho tutto quello che posso desiderare. Cominciano bene. Quei due cani del deserto sono più forti di quanto sembra. Hai fatto male a venire qui. Una vera esecuzione, Arthur.
Contro di noi o contro di loro? Vogliono vedere il sangue. Qui non si scherza affatto. Non frenare la tua spada, amico, perché loro non lo faranno. Tutti qui sono pronti a morire. Sei abituata presto a questa vita. Le vedi le loro facce? Oh, mi adorano, Bayek. Gli uomini, le donne. Ho tutto quello che posso desiderare. Bastardo! Quei due cani del deserto sono più forti di quanto sembra. Cattureremo l'attenzione di un ricco mecenate. E poi? Poi avremo tutto un mondo di possibilità, amico mio. I gladiatori migliori ricevono missioni speciali e guadagnano più di quanto immagini. Se è così, vediamo di farci notare. Contro di noi o contro di loro? Vogliono vedere il sangue. Qui non si scherza affatto. Non frenare la tua spada, amico, perché loro non lo faranno. Tutti qui sono pronti a morire. Sei abituata presto a questa vita. Le vedi le loro facce? Oh, mi adorano, Bayek. Gli uomini, le donne. Ho tutto quello che posso desiderare. I due cani del deserto sono più forti di quanto sembra. Devi morire! Inizi a pensare alla prossima vita! Thank you.
combattere così e cattureremo l'attenzione di un ricco mecenate. E poi? Poi avremo tutto un mondo di possibilità, amico mio. I gladiatori migliori ricevono missioni speciali e guadagnano più di quanto immagini. Se è così, vediamo di farci notare. Mettere insieme voi due incapaci è stata una grande idea. La folla vi adora. Visto? Siamo destinati alla gloria, Felice! Gloria? Oh, 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 piano, piano, principessa. Hai ancora molta strada da fare. È un buon inizio, ma non siete degni. Non vi darò ai fratelli gallici solo perché avete massacrato qualche principiante. In realtà, però, un pensierino ce lo farei. Proprio non le sopporto più le tue lagne. Che dobbiamo fare per affrontarli? Oh, dei, ti ci metti anche tu. Intanto pensa alla prossima sfida. Per il disturbo aggiungerò i leoni questa volta. Non mangiano da giorni, voi sarete la loro cena. Venite quando siete pronti. Se Kensa dice il vero, qualcuno tra i gladiatori lavora per il coccodrillo. Forse ci... Finalmente ci siamo, amico mio. Dopo tanto tempo, forse avrò modo di affrontare i fratelli gallici. E tutto grazie a te. Non potrei chiedere di meglio. Cosa sai di quegli incarichi di cui parlavi? Oh, il virtuoso Bayek vuole sporcarsi le mani. Non ci posso credere. Deve essere dura comportarsi sempre da Magi. Per quello devi chiedere a Felice, ma sii discreto. Per arrivare al coccodrillo devo battere i fratelli gallici. Una ragione in più per tagliare la gola a chi ha ucciso Shadia. Felice, ho sentito che alcuni gladiatori ricevono incarichi particolari. Hai sentito male. E anche se fosse vero, dovresti fare molto di più per guadagnarteli. Il tuo lavoro, idiota arrogante, è combattere. Tutto qua. Guadagnati i soldi nell'arena o muori da pezzente. È proprio quello che farò. Siamo pronti. Finalmente. All'arena di Cirene si parla molto di voi. Fate un bello spettacolo e ci guadagneremo tutti. Quanto spesso affronti i leoni? Solo quando Felice ne ha qualcuno. Sono molto più costosi degli uomini che vengono a farsi picchiare. Non è molto onorevole uccidere gli animali. Neanche essere mangiati, Baie. E poi è in gabbia. Andrà tutto bene finché resta lì dentro. Essere in gabbia.
Non ci sono regole fisse nell'arena. Quanto spesso affronti i leoni? Solo quando Felice ne ha qualcuno. Sono molto più costosi degli uomini che vengono a farsi picchiare. Non è molto onorevole uccidere gli animali. Neanche essere mangiato, dai. E poi è in gabbia. Andrà tutto bene finché resta lì dentro. Delle bestie selvagge. Sei finito. Vieni qui che ti ammazzo. Morto. Dovevano essere in gabbia. Non ci sono regole fisse nell'arena.
guardiani di Siwa trionfano ancora una volta! Saranno i fratelli Gallici i prossimi? Dov'è Kensa? Il suo talento era richiesto altrove oggi. Dovrai vincere questa sfida da solo. Te la caverai. Altre missioni per il committente? Qui chi fa troppe domande dura molto poco. È un lavoro pericoloso. Gli incidenti capitano. Voglio solo dimostrarmi all'altezza. Allora vinci questo scontro e avrai la tua occasione di affrontare i fratelli. Se li batti, qualcuno ti noterà. Kensa starà bene. Oh, per Anubi. Devo vincere. Vieni qui che ti ammazzo!
crocodiloboli! Che sia la nascita di un nuovo campione! Riusciranno i fratelli gallici a tenersi la corona?
prodigi, crocodilopoli! Che sia la nascita di un nuovo campione! Riusciranno i fratelli Gallici a tenersi la corona? Scusa se ti ho lasciato da solo, ma te la sei cavata, no? Felice ti ha dato un incarico. Per conto di chi? Ti svelerò tutto a tempo debito, fratello. Sappi solo che il nostro futuro non è mai stato così luminoso. Sei bravo per essere un topo di campagna. Ora è il tuo momento. Il pubblico è stufo di vedere Viridovice e Diobico schiacciare chiunque in un attimo. Voglio proprio che tu li faccia divertire. Ancora una cosa. Niente morti. I miei migliori lottatori dovranno scontrarsi ancora. I galli sono già stati informati. E va bene, non li uccideremo. Quanto a umiliarli e ferirli, non prometto niente. Ci siamo, Bayek. È il nostro momento. Ci faranno un monumento. Ecco qui gli sfidanti per la corona. I guardiani di Siwa. Indomiti! Invincibili! Loro sono i fratelli Gallici! Yeah.
il coccodrillo! I fratelli gallici sono stati sconfitti! Avete ucciso Shadia! Meritate la morte! La ragazzina al faro! Lo giuro, noi non sentiamo! Abbiamo compiuto azioni orribili, è vero, ma non abbiamo ucciso quella bambina! Gloria ai nuovi campioni! I guardiani di Siwa! I soldati l'hanno presa e portata da Berenice, dal coccodrillo! È lei che l'ha affogata! Ha preso il suo libro, ha ordinato di legarle un sasso ai piedi e poi l'ha spinta in acqua! Non potevamo salvarla! Per questo sei venuto da me, non è così? Per scoprire il colpevole, questo coccodrillo. Bayek, perché non me ne hai parlato, eh? Ti avrei aiutato. Sei una mercenaria proprio come loro. Io non potevo rischiare. Quale destino? Attendi gli scoppi. No. Forse la vita? Bayek. O la morte? Tu lo sai bene che io... Morte. Bayek, tu lo sai. Mai pace, Siwa. Andrò all'accampamento di Saragina per scoprire quanto c'è di vero in questa lettera. Ah, il grande Mejai è tornato. Abbiamo sentito molto parlare di te. Non me l'aspettavo. Ho profondo rispetto per chi ha spirito di iniziativa. Tu sei bravo a combattere, io a fare soldi. Potremmo lavorare insieme. Ti troverò dove combattere. Tu vincerai e diventeremo ricchi. Io di sicuro. Poi penseremo a te. Per qualcosa di più impegnativo, vai a Cirene. Ho fatto il tuo nome al proprietario dell'arena. Non c'è di che.